La vera libertà è quella di poter amare e servire l'altro. Domenica 26 giugno si è tenuto l'incontro delle famiglie di Metropolia. La crepa e la luce, a Passaggi Festival il Vescovo Armando ha dialogato con Gemma Calabresi in occasione del 50° dell'assassinio del commissario Luigi Calabresi. Il dono della gratitudine, celebrata a Casa Serena la festa del ringraziamento. Verso la Fano e Summer School Sociopolitica la parola Don Bruno Bignami, direttore nazionale ufficio CEI, pastorale sociale e del lavoro. Ben trovati a questa edizione del TG Web. Apriamo il nostro appuntamento settimanale con l'incontro delle famiglie di Metropolia che si è tenuto domenica 26 giugno al Parco Miralfiore di Pesaro. Vediamo i particolari nel servizio che ha realizzato per noi Marco Gasparini. Domenica 26 giugno si è svolto nel solato Parco Miralfiore di Pesaro l'incontro delle famiglie di Metropolia in occasione dell'incontro mondiale di Roma. Tantissime le famiglie delle tre diocesi di Pesaro, Fano, Fossombrone, Cagli-Pergola e Urbino, Urbagna e Sant'Angelo in Vado che hanno affollato l'anfiteatro pesarese per vivere un momento di gioia e condivisione insieme ai rispettivi vescovi. Un momento bello di chiesa che ha testimoniato l'unità delle stesse attorno ad un unico obiettivo, essere famiglia. Presente anche alla celebrazione padre Constantin Cornis della diocesi ortodossa romena d'Italia che ha voluto portare il suo saluto a nome della chiesa ortodossa. Il fulcro dell'incontro è stata la celebrazione della Santa Messa presieduta dai tre vescovi Monsignor Sandro Salvucci, Monsignor Armando Trasarti e Monsignor Giovanni Tani che hanno salutato benevolmente questa collaborazione tra gli uffici famiglie delle rispettive diocesi. Il cammino di Gesù è un cammino verso l'amore più grande, ha detto il vescovo di Pesaro nell'omelia, un cammino capace di liberarci dalla presunzione di chi crede che seguire Gesù voglia dire avere successo, salire sul carro dei vincitori. Gesù non ci offre le sicurezze di questo mondo, ma ci propone una via di libertà. Liberi dal rischio di perseguire false prospettive, liberi da legami asfissianti e da ciò che ci paralizza nelle scelte e liberi dalla fatica che ci fa rimpiangere ciò che abbiamo lasciato dietro di noi. La libertà di fare ciò che ci pare, ha proseguito Monsignor Salvucci, è una falsa libertà. La vera libertà è quella di poter amare e servire l'altro. La famiglia è un laboratorio d'amore, di condivisione e perdono dove vivere questa libertà. Citando Antonino Bello, il vescovo ha poi ricordato come la famiglia è un'agenzia periferica della Trinità in cui si vive la stessa dinamica dell'amore, uno specchio che riflette la comunione trinitaria. Siate segno dell'amore di Dio nelle vostre comunità, nelle parrocchie e nelle famiglie, infine esortato Monsignor Salvucci, siate ministri, ovvero piccoli servitori capaci di amare l'altro. Anche Monsignor Giovanni Tani e Monsignor Trasarti hanno voluto portare il proprio saluto e il proprio pensiero al termine della celebrazione, prima del mandato finale alle famiglie. Monsignor Tani ha ripreso e sottolineato quanto detto dal confratello Salvucci e da padre Constantin. La Chiesa, ha ricordato, tende all'unità di una famiglia sempre accogliente nell'amore. Le famiglie che stanno vicine ad altre famiglie sono luce e sale nei gesti di ogni giorno. Hanno compreso cosa significa essere chiesa in uscita, improntata all'accoglienza, vera chiesa domestica e fondamentale palestra di relazione. Monsignor Trasarti invece ha invitato i presenti a coltivare le virtù umane e civili partendo dalla base. Le coppie, ha detto, hanno bisogno di una periodica revisione, di fermarsi e di ascoltarsi. Hanno bisogno del rammendo, ovvero di non buttare tutto all'aria alle prime difficoltà incontrate, ma di ricomporre la propria essenza poiché la grazia presuppone la natura. Dopo la celebrazione, l'incontro è proseguito con un momento di festa in musica e con alcune testimonianze sulla vita delle famiglie e sulle sfide che l'attendono in questa nostra società complessa e multiforme. Un libro pacato, sereno, che mi ha portato a fare tante soste per riflettere. Lo ha definito così il Vescovo Armando, il libro di Gemma Calabresi, La Crepa e la Luce, edito da Mondadori, presentato sabato 25 giugno in piazza 20 settembre a Passaggi Festival, nella serata dedicata al 50° dell'assassinio del commissario Luigi Calabresi. Gemma Calabresi ha conversato con il Vescovo e con Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA. Nell'esperienza messa in evidenza al Vescovo, il dolore non va mai seppellito, ma occorre esaminarlo, viverlo e osservarlo.
La grazia presuppone la natura e il percorso del superamento del rancore è un percorso di natura. Ho letto il libro appuntandomi alcune soste, ha sottolineato il vescovo citando alcune parti del volume. La prima è quella che si può vivere una vita d'amore anche dopo un dolore lacerante. Si può credere negli esseri umani anche dopo averne conosciuto la meschinità. Si può trovare la forza di cambiare prospettiva, allargare il cuore e sospendere il giudizio. La parola è si può e non si deve. E ancora, seconda sosta, una rabbia sorda, la voglia di urlare, il mio percorso di fede e di perdono, una strada senza ritorno, ma a volte i ricordi rendono il sentiero sdrucciolevole e non scivolare è difficile. La terza sosta su cui si è soffermato il vescovo riguarda l'educare i giovani. Degli altri bisogna fidarsi, nella vita è più facile incontrare il bene piuttosto che il male, ha messo in evidenza il vescovo leggendo alcune parti del libro. Il rancore e la vendetta sono un veleno che toglie i colori del mondo. La rabbia è un sentimento anche legittimo, ma bisogna aprire i pugni e lasciarla andare perché ogni giorno odiando è un giorno in cui non soffia il sole. Quarta sosta, quella del perdono. Il perdono è un dono senza contraccambio che facciamo con le nostre mani, un ricucire che non ci rende immuni dal dolore e dalla rabbia e non toglie significato e senso alla giustizia, ma ci fa sentire parte di un tutto meno infelici e meno soli. La parola poi a Gemma Calabresi, che ha voluto sottolineare come tutta l'educazione dei suoi figli sia stata improntata all'amore, mai all'odio. Ho fatto l'impossibile, affermato, per non educare i miei figli nell'odio e nel rancore, perché l'odio e il rancore non ti permettono di vedere ciò che di bello c'è intorno. Ho fatto sempre in modo che si fidassero degli altri e che amassero gli altri. Poi la memoria di Luigi Calabresi. La memoria alle gambe, ha sottolineato, perché dobbiamo far vivere Gigi ogni giorno. Averlo fatto vivere quotidianamente, infatti, credo sia stato un grande aiuto per tutti noi e per i figli. Mercoledì 22 giugno il vescovo Armando ha celebrato la Santa Messa a Casa Serena in occasione della festa del ringraziamento insieme a tutte le ospiti della struttura. Nell'omelia il vescovo si è soffermato sull'importanza di avere la capacità di ringraziare le suore, gli operatori, le famiglie, i volontari che quotidianamente si prendono cura delle persone più bisognose e fragili. Il Signore perché ci permette ogni giorno di sperimentare il dono della gratitudine. Suora Anselma, responsabile di Casa Serena, ha voluto ringraziare il vescovo Armando per la sua presenza e la sua vicinanza. Dal 13 al 15 luglio il Centro Donorione di Fano ospiterà la Fano Summer School Sociopolitica. Per l'occasione abbiamo intervistato Don Bruno Bignami, direttore nazionale Ufficio CEI Pastorale Sociale e del Lavoro. Vi aspetto mercoledì 13 luglio a Fano per la Summer School Sociopolitica. A 30 anni dal documento evangelizzare sociale che la Chiesa italiana aveva pubblicato in quel momento particolare storico, noi ci troviamo oggi dentro a un momento tutto particolare, nuovo per tanti versi e con tante incognite. Come viverlo? Come viverlo da credenti e come vivere il Vangelo in questo nostro tempo? Ci vediamo mercoledì 13 luglio a partire dalla mattinata per queste giornate di Summer School. A presto! Per oggi è tutto, vi ricordiamo che è possibile seguire le nostre edizioni su fanodiocesi.it, fanodiocesitv.it e sulle nostre pagine social. Grazie per essere stati ancora una volta con noi e arrivederci!